Quella del 28 gennaio 2019 è stata una giornata scolastica anche fuori dalla scuola, in piazza Umberto, dove, oltre alle autorità comunali che hanno promosso l'iniziativa curata dall'assessore Giuseppina Territo e dell'assessore Seppi Lo Conte, sono stati presenti le forze dell'ordine con la rappresentanza dell'arma dei carabinieri, della locale guardia di finanza e di alcune associazioni. Tutte le scolaresche di Mussomeli, di ogni ordine e grado, hanno raggiunto, come già detto, la piazza Umberto, dove, sebbene sparsi, si sono ritrovati alquanto vicini per riannodare i fili con il passato e riportare alla mente la ricorrenza del 27 gennaio, ovvero la giornata della memoria. Durante l'arco della mattinata si sono susseguiti gli interventi dei dirigenti delle scuole, dell'amministrazione comunale e del 98enne Calogero Giardina, reduce di guerra, che avevano come denominatore comune il tema del ricordo come recupero di una memoria da valorizzare, per far sì che non accada più nulla di mortifero, di barbaro e di cruento come la deportazione e l'odio razziale. Durante lo svolgimento dell'evento, iniziato col saluto dell'assessore Territo a tutti i presenti, del 98enne Calogero Giardina e l'intervento del signor Aronica, l'incontro è proseguito con le riflessioni di alcuni studenti sulla giornata della memoria. Da sottolineare che diversi alunni hanno esposto dei cartelloni significativi, tesi a far trapelare le amarezze dei macabri e cruenti eventi del passato che nella giornata di ieri riecheggiavano, a volte con un rumoroso silenzio, nella gremita piazza Umberto. A corollario della manifestazione, molti ragazzi hanno voluto spiegare anche il significato di quanto scritto ed hanno anche declamato alcune poesie, frutto dei loro sentimenti e del loro sapere. Successivamente, gli studenti in corteo si sono avviati verso i locali del Cineteatro Manfredi, dove, accompagnati dai loro docenti, hanno assistito alla proiezione di docufilm e cortometraggi inerenti la giornata della memoria e contenenti dialoghi frutto di testimonianze dirette. La giornata ha rappresentato per Mussomeli un volano di integrazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado ed ha confermato il valore empatico e emotivo del mondo della scuola locale e delle autorità competenti che hanno dato valore ai ricordi, innestandoli nel tessuto connettivo della quotidianità. Al termine dell'evento commemorativo, studenti e docenti sono tornati nelle rispettive scuole per ricordare, dibattere in maniera argomentativa e dissertare sulle emozioni
che la giornata intensa e forte ha lasciato nelle menti di tutti i partecipanti. E le immagini che vedete in questo momento sono le immagini dei ragazzi delle scuole di Mussomeli che si stanno accingendo a raggiungere la piazza Umberto, luogo della manifestazione, luogo del raduno. E dobbiamo dire che a Mussomeli è sede di due istituti comprensivi e dell'Istituto Scolastico Superiore L'Odierna e l'Istituto Scolastico Il Virgilio, tutti a partecipare alla manifestazione della giornata della memoria. In questa mattinata del 28 L'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della memoria. E voi siete della seconda B della scuola? Ma anche tu hai contribuito a scrivere questo È una cartellone? giornata di che cosa? Della memoria. E allora, volete dirmi che giornata è questa? Non so voi, però
parte per me questa. '98 anni già fatti. 98 a 2 mesi fatti. E oggi 28 gennaio 2019, il signor Calogero, Giardino. Giardino Calogero, nato il 1° dicembre 1920. 98 anni fatti. E lui racconterà ai ragazzi della scuola, racconterà ai ragazzi della scuola quelle giornate terribili, ecco, dell'olocausto. Rispettare la diversità per difendere la libertà, poiché ciò che è accaduto può ritornare. Giornata della memoria, promossa dal comune di Mussomeli, e sono presenti le istituzioni scolastiche di Mussomeli. Oggi 28 gennaio 2019, in piazza Umberto. Giornata della memoria qui a Mussomeli, 28 gennaio 2019, giornata della memoria, il giorno dell'olocausto. L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. La memoria vale come vaccino contro l'indifferenza. Allora, vediamo un po', ecco, di fare leggere qualche cartellone. Cosa c'è scritto in questo cartellone? Colui che differisce da me non mi danneggia, non mi arricchisce. E in pratica questa è una frase che abbiamo fatto per la Shoah. Ecco, vediamo quello, ricorda, ecco, leggiamolo. Ricorda il tempo, abbiamo con noi un'alunna della prima A dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci. Giornata della memoria qui a Mussomeli, 28 gennaio 2019. Questo cartellone
Che cosa simboleggia? Simboleggia la libertà, perché spezzando l'indifferenza spezzeremo quel filo che teneva rinchiusi gli ebrei. Spezzando quel filo potremmo far sì che siano liberi, anche se purtroppo molti non ci sono più. Spezzando quel filo e portando libertà porteremo anche la pace. Spezza l'indifferenza. Cosa significa questa indifferenza? I tedeschi erano indifferenti ai sentimenti, a quello che provavano gli ebrei. Li trattavano come se erano oggetti. Quindi, come ho detto prima, spezzando l'indifferenza spezzeremo i tedeschi, la rabbia dei tedeschi verso gli ebrei. Altro alunno dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci. In questo cartellone noi leggiamo: conquista la pace. Come si conquista la pace? Allora, questa frase, conquista la pace, significa che gli ebrei, credo, si speravano alla libertà. Infatti abbiamo rappresentato un filo spinato con delle rondini. A mano che passano gli anni, il filo si spezza e la libertà per gli ebrei è sempre più vicino. E questo cartellone rappresenta la libertà, perché si deve conquistare la pace, non ci deve essere rabbia nel mondo. Giornata della memoria, Piazza Umberto, qui a Musumeli. Giornata di freddo, ma c'è un sole. E in questa giornata della memoria anche le poesie, il cuore che parla di una ragazza. Ecco, vuoi leggere ciò che hai scritto? Sì. Tanto tempo è passato e oggi il 70° anniversario viene ricordato. Tante persone sono morte lì, senza una colpa, solo così. Purtroppo ebrei erano nati e per questo furono trucidati. I cancelli si erano aperti, i diritti si erano persi. Erano numeri, non persone, con pigiami senza colore. Capelli a zero ormai avevano e nei campi risiedevano. Un giorno però una cosa cambiò. I russi arrivarono, i cancelli spalancarono e a quei poveri ebrei la vita salvarono. Hitler ormai doveva morire, come quegli ebrei che lui aveva fatto soffrire. Il nostro dovere, la loro memoria è ricordare e non dimenticare. Allora, mi volete spiegare cosa c'è scritto in questo cartellone? Vediamo chi inizia prima. Ecco. Allora, in questo cartellone possiamo notare che ci sono le parole chiavi del termine Shoah. Come possiamo notare c'è la parola Shoah, la parola più importante, e dopo la parola Olocausto, e tutte queste rappresentano lo sterminio che hanno fatto i nazisti. La parola più importante è Shoah, che descrive proprio il periodo che sperando non speri che non accada. Possiamo leggere che Shoah significa termine ebraico che significa distruzione, per definire lo sterminio di massa del popolo ebraico perpetrato dai nazisti. Buongiorno a tutti, un buongiorno a voi ragazzi, ai vostri docenti che vi hanno accompagnato qua, alle forze dell'ordine, alle associazioni, a tutta la comunità. Oggi è un momento particolare, un momento molto importante, un momento che non poteva essere trascurato. È stata istituita infatti questa giornata perché non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto. È accaduto l'incomprensibile. È stata uccisa gente innocente, semplicemente perché di razza diversa, ma non solo, semplicemente perché qualcuno decideva della vita dell'altro senza averne alcun diritto, senza averne alcun potere, semplicemente perché
pervaso dall'odio, un odio razziale, un odio per quelli, per i simili, per gli innocenti, qualche cosa che non è comprensibile e non si può assolutamente stare in silenzio, e si deve fare di tutto perché tutto ciò che è accaduto non accada. Ecco perché in questi giorni si stanno realizzando tante manifestazioni, tanti stanno riflettendo a qualsiasi titolo, da diverse parti, e anche noi abbiamo voluto oggi ricordare questo momento. Voi siete stati bravi, ognuno nelle proprie classi ha lavorato, ha fatto le riflessioni e adesso siete qua per dare testimonianza che avete capito che ciò che è accaduto non si deve più verificare. Siete qua per fare le vostre belle riflessioni, avete fatto i vostri manifesti, per cui l'amministrazione vi ringrazia. Il sindaco, che in questo momento doveva essere qua, purtroppo è stato richiamato per una difficoltà viaria che si è ripresentata stamattina in maniera veramente antipatica, che si aggiunge quindi come disservizio, come questione veramente difficile, perché ci renderà ancora i momenti che seguiranno la nostra vita ancora più difficoltosa. Purtroppo si è dovuto recare sul posto e in questo momento non c'è. Vi auguro veramente di vivere bene questo momento, vi abbraccio a tutti e vi auguro un buon proseguimento in questa manifestazione. Adesso io voglio dare il benvenuto intanto al signor Giardina, che è sempre qui con noi, e noi ci auguriamo che possa essere qui ancora per anni e anni, 10, 20, tutti quelli che il signore gli vorrà accordare. Veramente meraviglioso, è un testimone degli orrori che sono stati purtroppo perpetrati, e allora lui adesso ci dà un saluto e ci dà praticamente l'augurio di quello che non deve più accadere. Grazie. Vero signor Giardina? Grazie a tutte, buongiorno. Buongiorno, cosa ci vuole dire signor Giardina? Un messaggio a questi ragazzi, lo vuole rivolgere? Cosa possiamo dire ai ragazzi? Ma che c'è dentro? Un calore e buon divertimento a tutte. Signor Giardina, signor Giardina, signor Giardina, guardi. Dica, ecco, signor Giardina, dica ai ragazzi quei giorni terribili, ecco, in un momento, ecco, un momento di riflessione. Soffrire non è giusto, io soffrevo tanto, grazie a Dio sono qua. Auguri a tutti, buon anno. Grazie signor Giardina. Aspetti, forse vuole qualcosa. Ebbene, ecco, ha una lettera signor Giardina, che dove passavo il 45. Facciamo una sintesi di quello che è stato, quindi leggiamo questo articolo, quello che è il signor Giardina, per coloro che non lo conoscono. Sì. Il signor Calogero Giardina, deportato in un campo di lavoro in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, riceverà, questo è quello che diciamo la prefettura ha riconosciuto, l'attestato con la medaglia d'oro che gli è stata riconosciuta al signor Giardina per quello che ha purtroppo vissuto, quindi per essere stato in un campo di lavoro in Germania e quindi avere diciamo trascorso anni di sofferenza. Per quanto tempo è stato in Germania? 2 anni e 3 mesi. 2 anni e 3 mesi. E cosa ricorda in particolare? Una cosa proprio particolare, signor Giardina? Una maniera di carbone 140 metri tutta. Mangiare scarso e poi andiamo a cercare bucce di patate nella bustina della spazzatura, carote, che 100 grammi di pane al giorno. Sì, grazie signor Giardina. Adesso un applauso al signor Giardina.
Voglio passare la parola alla signora Ronica, il figlio di un prigioniero che è italiano, che ha condiviso la stessa sorte degli ebrei pur non essendo ebreo. Quindi anche gli italiani hanno sofferto in maniera incredibile, vivendo in campi di sterminio. Ora lui ci dirà qualche cosa di più particolare. Ragazzi, vi invito ad essere attenti a ciò che ci vorrà dire il signor Aronica, perché è un grande testimone, essendo diciamo vissuto con il papà che ha vissuto quindi questa brutta esperienza, tremenda, quindi un sopravvissuto di questi orribili momenti. Quindi vi passo il signor Aronica. Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Ferdinando Aronica, scusate se probabilmente sarò un po', la voce sarà rotta dall'emozione, però mi veramente ho necessità di parlare con il signor Giardina, perché la medaglia d'onore ai cittadini italiani deportati e internati dai lager nazisti l'ha presa pure mio padre nel 2010, dopo che è morto, 4 anni dopo la sua morte. La presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso la medaglia d'onore a mio padre, come al signor Giardina. Il signor Giardina è stato sicuramente internato, preso prigioniero subito dopo l'8 settembre del 1943. Fino al settembre del 1945. Hai visto? E allora io vi racconterò una storia. Soldato, prigioniero. Ecco, vi racconterò l'avventura invece che visse mio padre, che mi raccontò fin da quando ho potuto io capire quello che gli è successo. Mio papà pure partì soldato a 20 anni nel 1943 e fu mandato a Milano. Io partivo gennaio del 41, mi portarono a Cesena, provincia Forlì. Dopo che gli sono il romanzo, mi portarono a Caserta, di Caserta nel vestiere militare, e mi portarono in Grecia a combattere quei ribelli. Quando Mussolini detto di missione, i tedeschi mi disarmarono e mi portarono in Germania, in prigionieri, e mi portarono a lavorare in miniere, 120 metri. Grazie signor Giardino, grazie. E allora la storia di mio padre ripercorre quella che ha fatto con il signor Giardina. Il signor Giardina ha fatto più guerra. Mio papà invece a 20 anni, nel 1943, fu richiamato sotto le armi e fu mandato a Milano. E si trovò a Milano proprio nei giorni dell'8 settembre del 1943, quando l'alto comando italiano decise di chiedere l'armistizio agli alleati, cioè agli inglesi e agli americani, senza dire niente agli alleati tedeschi, perché in quel momento l'Italia era in guerra insieme ai tedeschi. Questo fece sì che innanzitutto i soldati che erano in quel tempo nelle caserme si ritrovarono prima di tutto senza ordini, quindi anche i loro comandanti non sapevano cosa fare, e si ritrovarono ad avere come nemici quelli che il giorno prima erano alleati e con cui uscivano in libera uscita, perché ricordiamoci che i tedeschi erano in Italia, sono stati a combattere anche in Sicilia contro gli allora invasori angloamericani quando sbarcarono in Sicilia e combattevano insieme. Allora mio padre in quel tempo si trovò sbandato e abbandonò le armi, abbandonò la divisa e si trovò in giro nel nord Italia senza una meta e senza avere nessun ordine. A quel punto fu catturato, preso dai tedeschi e arruolato nella FLAC, nell'antiaerea tedesca. A quel punto mio papà si trovò
per, non sotto, per sua volontà, ma si trovò arruolato nell'esercito tedesco e fu mandato in Veneto. In Veneto fece lì il militare qualche mese e nel maggio del 1944 incontrò le staffette partigiane. Le staffette partigiane erano le ragazze che aiutavano i partigiani che erano nelle montagne a combattere i tedeschi. E queste ragazze avevano il compito, oltre che di aiutare i partigiani a portare loro i viveri, avevano il compito di reclutare i soldati italiani che non volevano combattere con i tedeschi. E così mio papà fu avvicinato da una di queste staffette durante la libera uscita e gli fu chiesto: tu vuoi venire a combattere con i partigiani? Allora fatti trovare qua e vieni con noi. Mio papà ha pensato a un ragazzo di 20 anni che fece la scelta fra stare in un esercito con una divisa e quindi con la sicurezza che dava la divisa, perché secondo le leggi di guerra chi in guerra ha una divisa regolare, se viene preso prigioniero ha il diritto di essere trattato da prigioniero, non come il signor Giardina che fu internato, perché i soldati italiani che avevano la divisa italiana nel 1943 non erano più considerati soldati a tutti gli effetti, erano considerati traditori tutti e quindi furono portati, deportati in Germania a lavorare come schiavi. Mio papà fece questa scelta, quindi piuttosto che restare con la divisa dei tedeschi abbandonò quella divisa, disertò dall'esercito tedesco a rischio di essere fucilato, perché le leggi di guerra sono queste: chi abbandona la divisa, chi abbandona le armi sotto durante il periodo di guerra viene passato per le armi senza processo. Mio papà abbandonò tutto e se ne andò in montagna a combattere con i partigiani. Stette in montagna sull'altopiano di Asiago per 3 mesi, dal maggio a settembre. A settembre i tedeschi, l'esercito tedesco, che era il più forte esercito che c'era in Europa anche in quel momento, anche se siamo nel 1944, quasi sta finendo la guerra, sbaragliò tutti questi partigiani e li arrestò tutti, li prese tutti prigionieri. Mio papà fu preso pure prigioniero, ma per sua fortuna aveva abbandonato le armi, quindi fu preso senza armi e quindi fu messo sotto processo come sospetto partigiano, non come partigiano. E quindi invece di essere condannato a morte, come erano condannati gli altri suoi compagni presi con le armi in pugno, fu condannato a 15 anni di lavori forzati e fu deportato in Austria. Fu mandato al campo di Mauthausen, che si trova in Austria, e lì arrivò con l'ultimo carro, con l'ultimo viaggio che fecero i tedeschi, al campo di Mauthausen nel febbraio del 1945. Lì si trovò in una situazione che voi non potete immaginare, era un campo organizzato appositamente per sterminare i prigionieri, li sterminavano di lavoro. Quindi arrivavano i prigionieri, venivano spogliati nudi e gli veniva data una semplice casacca, un paio di pantaloni, una casacca con a righe bianche e carta da zucchero celestino, e gli veniva dato un distintivo ad ognuno. E a mio padre fu dato il distintivo di triangolo rosso, di prigioniero politico, mentre agli ebrei, cioè, i ragazzi sono distratti, non è possibile. Facciamo che questo discorso lo riprendiamo, no, finito. In Cina. No, lo chiudiamo, no, finito. Ho finito. No, basta, finito. No, tranquillo. Invece agli ebrei, mio padre li chiamava i miei compagni ebrei, perché mio padre condivise la stessa sorte degli ebrei. Ai compagni ebrei veniva invece dato quello che avete voi sul petto, la stella di Davide gialla, per individuare tutti gli ebrei. Però la differenza, me lo diceva mio padre, era che quando arrivavamo noi con i carichi eravamo solo uomini abili a lavorare. Quando arrivavano i carichi di ebrei, arrivavano i carichi con donne, bambini, neonati, anziani, grandi, tutti senza distinzione. Bastava essere solo ebrei e venivano portati in quel campo, che era un campo di sterminio. Lì venivano selezionati. Gli adulti e i ragazzi abili a lavorare venivano messi a fare gli schiavi. Le donne e i bambini
venivano sistematicamente uccisi. Questa cosa mio padre me la raccontò con le lacrime agli occhi, perché lui non lo sapeva mentre era lì prigioniero, lo scoprì quando fu liberato, che c'erano le camere a gas, che c'era però, quello si vedeva, c'era il forno crematorio, perché i morti erano talmente tanti che non sapevano come fare, non li potevano seppellire, li bruciavano, li cremavano. Per fortuna mio padre questa avventura durò poco, perché quel campo era organizzato in modo tale che i prigionieri potessero vivere al massimo 6-8 mesi, la durata di vita attesa era di 6-8 mesi. Mio papà per fortuna fu liberato il 5 maggio del 1945, quando arrivarono gli americani. Per mio papà quella è la giornata della memoria, 60 anni prima che venisse istituita. Per mio papà la giornata della memoria era il 5 maggio 1945, così come la giornata della memoria, quella che noi stiamo celebrando oggi, è il 27 gennaio. Perché? Perché il 27 gennaio? Perché il 27 gennaio i soldati dell'Armata Rossa arrivarono al campo di Auschwitz in Polonia, ci arrivarono molto prima, e quella è considerata la giornata della memoria per questo motivo. Per mio papà invece era il 5 maggio 1945. Ho finito, grazie a tutti e grazie al signor Giardina soprattutto, grazie. Riprendiamo con le riflessioni dei ragazzi e delle ragazze, mi pare che maschietti non ne vedo, che sono state preparate, ok? Allora, ognuno si presenti. Io sono i miei due ragazzi, devi dire il nome e cognome. Comincia lei. Ok, vai. Vai, ma dici cos'è? Allora, buongiorno a tutti. Una mozione d'ordine. Siamo qui, come sapete, su invito dell'amministrazione comunale per una giornata importantissima. Quindi chiediamo a tutti qualche altro minuto di pazienza, perché i ragazzi che hanno preparato gli interventi, le riflessioni, è giusto che abbiano la possibilità di esprimersi e di farlo dinanzi a tutta la cittadinanza. Quindi qualche altro minuto di pazienza, poi ci sposteremo al cinema per il prosieguo dell'evento. Chiedo a tutti un attimo di pazienza in più e soprattutto di silenzio. Invito tutti, i miei ovviamente, per altri non ho competenza, a non allontanarsi dalla piazza, perché stiamo facendo lezione, anche se in contesto extra aula, ma stiamo facendo lezione di cittadinanza e Costituzione, quindi che nessuno si allontani, perché questa è attività didattica. Prego. Io sono Maria Rita Callari della classe terza A del primo istituto comprensivo. Oggi, in occasione della giornata della memoria, siamo tutti qui riuniti, giovani ed adulti, per fare una profonda riflessione e dare il giusto significato alla commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Il regime nazista, tra il 1938 e il 1945, pianificò il brutale genocidio degli ebrei. La politica dell'odio si trasformò nella politica dello sterminio, della soluzione finale. In Italia le leggi razziali emanate dal regime fascista costituirono una delle pagine più tristi ed infamanti della nostra storia. L'Italia ha rinnegato all'improvviso, per volere di un dittatore, la propria natura, basata sulle idee di giustizia, libertà e umanità, per diventare un paese di carnefici e di razzisti. E così, tra l'indifferenza di molti, si è consumato il più grave crimine dell'umanità.
Non possiamo dimenticare, non dobbiamo dimenticare chi ha subito l'odio, la violenza, la morte, la negazione dei fondamentali diritti umani. Non possiamo dimenticare e consapevoli dobbiamo guardare al presente e al futuro. La memoria storica va conservata proprio per consentire a noi giovani di non cadere nella trappola dell'indifferenza, ma di impegnarci per l'integrazione e per la collaborazione, perché tutto quello che è accaduto non torni a ripetersi, affinché i diritti umani non vengano più calpestati, affinché la diversità costituisca un valore aggiunto e non un pericolo da combattere, e la dignità di un essere umano venga sempre rispettata e salvaguardata. In un mondo che si caratterizza come villaggio globale, multirazziale, fenomeni come razzismo e l'intolleranza verso chi appare diverso sono anacrostici e contrari a qualsiasi logica di sviluppo. Eppure sono frequenti le notizie riportate da tutti gli organi di informazione circa la diffusione di comportamenti razzisti e xenofobi, anche nei paesi delle solite tradizioni democratiche. Dobbiamo chiederci il perché. Stiamo vivendo una fase storica estremamente delicata che chiama tutti noi, ciascuno per la sua parte di responsabilità, ad un eccezionale impegno civile. E la scuola, in primis, è invitata ad offrire il suo decisivo contributo in termini di formazione delle coscienze. Sì, proprio a scuola, oltre che in famiglia, dove ognuno di noi trascorre buona parte della giornata, che dobbiamo imparare ad esercitare il rispetto delle regole, il rispetto degli altri, la collaborazione, insomma la convivenza civile e democratica, fondata su valori universali. Io sono Elisa Nigrelli della classe 3B del primo istituto comprensivo Leonardo da Vinci. La pelle mi rabbrividisce al pensiero di quello che ragazzi e ragazze della mia età abbiano potuto vivere emotivamente e fisicamente. Pensare alla quotidianità, agli amici, alla famiglia, ai sogni, agli interessi e alla stessa vita strappata via mi stringe il cuore. L'inferno finì il 27 gennaio 1945, quando i cancelli di Auschwitz furono aperti dall'Armata Rossa e i pochi reduci videro finalmente la libertà ormai diventata una sconosciuta. Dai 50 milioni di morti della Seconda Guerra Mondiale, 6 erano ebrei deportati nei campi di concentramento, marchiati con un numero e costretti a dir poco a disumane condizioni di vita. Uomini, donne e bambini, anziani e disabili, perseguitati dalle leggi razziali e uccisi in camere a gas e forni crematori. Gli ebrei non facevano parte di una razza inferiore, le razze non esistono. Quello che purtroppo esiste da secoli è il razzismo, un comportamento che nasce dai pregiudizi verso chi ha caratteristiche culturali o fisiche diverse dalle nostre. Non si nasce razzisti, ma lo si può diventare, tutto dipende dall'educazione che si riceve. Sono Zaffuto Lara della 3B del primo istituto comprensivo Leonardo da Vinci. È dunque importante ricordare questo giorno per conoscere, riflettere e tramandare le terribili condizioni di vita che vissero i nostri antenati, al fine che queste non si ripetano più. Il rispetto è un diritto, se tutto questo si verificò è perché alla base ciò non c'era. Non siamo tutti uguali, il mondo è vasto, ognuno con la propria personalità lo rende migliore, mettendo alla base il diritto di essere chi si decide di essere, non giudicando decisioni, motivazioni e comportamenti altrui. Il rispetto è proprio questo, accettare una persona nella sua individualità, riconoscendola per quello che è e non per quello che vogliamo che sia. Occorre chinarsi alla libertà e alla dignità dell'uomo, che nasce libero nel modo di pensare e agire, e tale deve rimanere nel pieno rispetto di se stesso e degli altri. Oggi nella nostra società sono proprio i diritti che regolano la nostra convivenza e senza di essi non potremmo vivere. I diritti di ogni uomo garantiscono la libertà di pensiero, parola, ecco perché ognuno è chiamato a rispettare i diritti degli altri. Noi siamo Miriam Montinore e Maria Cozzo e parliamo a nome delle classi 3C del secondo istituto comprensivo Paola Milani Giudici. In questa particolare ricorrenza di una così triste pagina della nostra storia del Novecento, vorrei qui ricordare la lettera che un preside di liceo americano aveva l'abitudine di inviare ai suoi insegnanti all'inizio di ogni anno scolastico. Caro
professore. Sono un sopravvissuto di un campo di congelamento. I miei occhi hanno visto ciò che nessun essere umano dovrebbe mai vedere. Camere a gas costruite da ingegneri istruiti. Bambini uccisi con veleno da medici ben formati. Lattanti uccisi da infermiere provette. Donne e bambini uccisi e bruciati da diplomati di scuole superiori e università. Diffido, quindi, dell'educazione. La mia richiesta è la seguente. Aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani. I vostri sforzi non devono mai produrre dei mostri educati, degli psicopatici qualificati, dei Eggman istruiti. La lettura, la scrittura, l'aritmetica non sono importanti se non servono a rendere i nostri figli più umani. Queste parole ci devono servire a riflettere sul nostro essere, sia docenti sia alunni. No, aspetta. Non funziona. Prova. Cioè sul fatto che un'istruzione disangolata dalla verità sull'uomo può dare luogo a terribili aberrazioni. Inoltre esse ci fanno venire in mente il bel film La Rosa Bianca, che racconta la storia di un gruppo di studenti tedeschi veramente istruiti ad essere uomini, che si opposero al regime nazista e che pagarono con la vita la voglia di ribellarsi alla politica di Hitler e alla sua disumana macchina da guerra. Comprendere non deve significare negare l'atroce passato, ma ci deve spronare ad essere promotori, artefici, nonché protagonisti di un presente che deve necessariamente avere in sé i germi di una futura pacifica convivenza degli uomini, di tutti gli uomini, al di là degli steccati ideologici, al di là delle diversità di qualsiasi tipo, ma considerarci tutti cittadini liberi di concorrere alla piena realizzazione della propria dignità personale e dei propri ideali. Per questo oggi tutti noi giovani qui dovremmo, presenti, dobbiamo con forza ripetere ad alta voce e in modo veramente convinto alla stregua di Martin Luther King, I have dream. Ringraziamo gli interventi che abbiamo ascoltato finora e proseguiamo all'interno del cinema. All'interno del cinema ci possiamo sentire un po' meglio, prima della visione del documentario. Quindi ci possiamo accomodare. Grazie a tutti.